Benvenuti a una nuova puntata di Piazza Grande, un benvenuto a Lorenzo Giorgi, capogruppo in Consiglio Comunale del Popolo delle Libertà. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori di Teleantenna. Iniziamo subito ad affrontare i problemi attuali del centrodestra. Qual è la situazione ad oggi dopo il lancio da parte di Giulio Camber? Diciamo che c'è un punto importante che Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia indubbiamente si presenteranno assieme alle prossime elezioni comunali. Abbiamo lanciato la fucina delle idee. Un posto dove intanto mettere a punto un programma, perché non basta il candidato sindaco, ma serve anche una serie di idee e di proposte che i triestini possono valutare in vista delle prossime elezioni comunali. È un punto di partenza importantissimo. Abbiamo anticipato anche quello che è stato poi il risvolto nazionale. Domenica i nostri tre partiti si sono presentati assieme alla manifestazione della Lega Nord a Bologna. A Trieste, come sempre, laboratorio di idee anche politico, siamo arrivati prima, stiamo lavorando bene su questo e credo che ora sia importante capire chi sta con il centrodestra e quindi contro l'amministrazione Cosolini e chi invece continua a tentennare e magari fa da stampella all'attuale giunta e chissà un domani potrebbe non essere utile al centrodestra. I nostri elettori chiedono chiarezza. Noi siamo, credo, relativamente chiari e abbastanza tranquilli sul fatto di presentare poi una squadra e un programma che possa venire incontro alle esigenze dei triestini. Senta Giorgio, attualmente il centrodestra appare comunque diviso dietro le quinte. Come stanno le cose, se ce le vuole dire? Io direi che lo specchio del centrodestra Trieste sono i consiglieri comunali e quindi il sottoscritto con Manuela Declic del Popolo delle Libertà e Forza Italia, assieme a Bertoli e Camber, assieme a Giacomelli di Fratelli d'Italia, assieme a Michele Lobianco, Impegno Civico, Cannataro per Trieste e l'amico Carlo Grilli della lista di piazza, lavoriamo già da tempo in perfetta simbiosi, cerchiamo di produrre assieme i documenti. Domani mattina saremo anche in conferenza stampa per denunciare altre problematiche che questa amministrazione comunale di Cosolini sta creando ai triestini. Io direi che questo è il centrodestra. Esistono poi altre parti di ex centrodestra o possibili ritorni nel centrodestra. Noi, ripeto, siamo apertissimi a tutti. C'è però una base, che è una base oggettiva, che fa riflesso a quella che è il risvolto nazionale e che fa poi capo a Fratelli d'Italia, a Lega Nord e a Forza Italia. Tutti quelli che vogliono stare con noi ed essere contro questa giunta sono i benvenuti. Se poi qualcuno invece in qualche maniera lavora dietro le quinte, sta un po' di qua, un po' di là, beh, francamente a noi non interessa. Credo che la chiarezza ce la chiedano gli elettori. Credo che siamo chiari, forse non tutti sono così chiari come i partiti, insomma, che rappresentano l'attuale centrodestra e l'attuale opposizione a Trieste. Una decina di giorni fa sapevo che era la festa di compleanno di Giulio Camber. Com'è andata? Bah, è molto bene, anche perché si tratta effettivamente di una festa di compleanno e non di un ritrovo partitico, per cui tanti amici e abbiamo sempre piacere, insomma, di festeggiare con Giulio, per cui è stata una bella festa. C'è stato anche qualche suo collega che si è un po' imbucato, un po' a sorpresa, però insomma va bene, ha potuto vedere che c'era buon animo e buona speranza per quello che è un anno importantissimo, perché vedete, il prossimo anno non ci si gioca soltanto la guida del comune di Trieste e io credo che i triestini non vedano l'ora che si possa cambiare questa amministrazione, ma ci si gioca anche il futuro perché il 2018 si voterà oltre che per il governo, finalmente forse avremo un presidente del Consiglio che verrà eletto dai cittadini. L'ultimo fu un certo Silvio Berlusconi, perché da lì in poi ci sono stati soltanto nominati, non eletti, ma si voterà per la regione dove sicuramente c'è necessità di avere un presidente della regione che si occupi a tempo pieno del Friuli Venezia Giulia e non salti un po' dalle sedi di partito del PD a tutte le trasmissioni televisive nazionali. Sarebbe più importante che venisse anche il presidente Serracchiani qui a Piazza Grande piuttosto che frequentare porta a porta, almeno sentirebbe i problemi della sua città. Quindi un percorso che è iniziato e che continuerà fino al 2018, dove il centrodestra dovrà presentarsi unito. Parlando degli ultimi fuochi d'artificio della giunta Cosolini, cosa ne pensa? Qual è il suo parere?
La giunta Cosolini si è svegliata in maniera incredibile. Dopo 4 anni di assenza totale da quelle che erano le problematiche della città, sembra aver scoperto l'acqua calda, cioè che chi amministra deve in qualche maniera farlo e deve operare in città. Però finora ci stiamo limitando soltanto a slogan, alle bandierine di turno. Io ho visto grandi conferenze stampa per il lancio di lotti per milioni di euro di risanamento marciapiedi che ad oggi, nonostante siano passati diversi mesi, non sono ancora iniziati. Ho visto importantissime opere di rifacimento di canale e di altre zone che restano soltanto uno spot elettorale sulla carta. Vedete, Cosolini nei prossimi giorni lancerà il suo continuiamo, ma dovrebbe dire iniziamo, perché continuare cosa? Se Cosolini intende continuare con la mala amministrazione di questo suo primo mandato, francamente la vedo dura per la città di Trieste. Per cui qualche fuoco nel finale ha provato a farlo, ma resta soltanto un mero spot elettorale senza poi contenuti di fondo. Ora passiamo a parlare del piano regolatore che aspetta ancora l'approvazione definitiva. Secondo lei ce la faranno? Credo che ce la faranno, perché avranno i numeri. È un pessimo piano regolatore, un piano regolatore che assolutamente non prevede nessun tipo di sviluppo per la città di Trieste. Stiamo esaminando, abbiamo terminato proprio in questi giorni di esaminare le controdeduzioni, quindi le risposte che gli uffici tecnici hanno dato ai tanti cittadini, quasi 1000, che sono andati a fare delle precise rimostranze su alcune problematiche del piano regolatore. Beh, anche qui ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché non si è data la stessa linea, non si è seguita la stessa coerenza e la stessa costanza per dire sì o no a diverse richieste di cittadini. Ancor peggio, ci sono dei casi che francamente lasciano alquanto perplesso, perché se l'avessimo fatto noi nel centrodestra e non servivano i grillini di turno, ma qualche nostro assessore o consigliere sarebbe stato crocifisso, perché vedere un'osservazione al piano regolatore fatta su un proprio terreno da un consigliere comunale, e guarda caso viene accettata, piuttosto che da un assessore, oltre ad essere una cosa di cattivo gusto, sicuramente mette in dubbio la validità dell'iter, perché un consigliere comunale dovrebbe perlomeno evitare di fare questi atti. E vedremo poi, perché al momento in cui si andrà il voto in consiglio comunale, chi è interessato e chi ha voluto intervenire come privato nell'iter della sua approvazione, probabilmente dovrà uscire dall'aula. Vedremo un po', ne vedremo delle belle, credo. Passiamo al piano parcheggi, che ci sembra ancora in alto mare. Insomma, tra questo e quello del traffico, un bel piano d'attesa universitaria, ma poi mai messo in pratica. Allora, indubbiamente amministrare non è la cosa più semplice del mondo, e questo è un dato di fatto. Amministrare al giorno d'oggi con il patto di stabilità è ancora più difficile, però se alla difficoltà di amministrare, di avere pochi soldi, si tende sempre a inserire dentro delle decisioni o delle posizioni che sono assolutamente sbagliate, perché nel momento d'emergenza, vedete, si deve andare incontro a quali sono le reali esigenze dei cittadini, non si deve pensare a progetti campati in aria, non si debbono fare delle scelte ideologiche in un momento in cui abbiamo difficoltà a mantenere la città nell'ordine e nella pulizia che è sempre stata. Io penso, oltre al piano del traffico, al piano regolatore e al piano parcheggi, tutto in alto mare, penso alla pulizia della città, penso alla scelta ideologica che l'amministrazione Cosolini ha fatto andando a imporre la raccolta dell'umido, che se dal punto di vista ambientale è un discorso intelligente, diventa intelligente quando è fattibile. Noi abbiamo iniziato a fare una raccolta dell'umido molto parziale, che soprattutto ha tolto tantissime risorse a quella che è la pulizia della città, e ci troviamo con una città sporca e abbandonata. Ancora di più, ci troviamo con tante persone, soprattutto anziane, che sono viste eliminare quasi 800 cassonetti della nettezza urbana, che erano messi un po' in tutta la città e che servivano egregiamente soprattutto alle persone anziane che avevano difficoltà magari a raggiungere le isole ecologiche di turno per buttare le immondizie. Le abbiamo eliminate per realizzare queste nuove isole ecologiche. Beh, in una città come Trieste, che non è una città piana come può essere città della pianura padana, dove la raccolta differenziata e l'umido sicuramente è più facile da organizzare, è stata una scelta scellerata e di cui i cittadini ne pagano purtroppo le conseguenze. Venendo ai P-Day, ci può ricordare quando ci sarà e le vie interessate, visto che vengono attuati sti luci intermittenti natalizie?
Mamma mia, è uno spettacolo. I P-Day, che sono tutti meno che Happy Day, perché sono giornate tristi, sono la famosa ciliegina sulla torta dell'assoluta inadeguatezza che questa amministrazione ha avuto sul piano del traffico. Cosa sono i P-Day? Sono le giornate di chiusura parziale di via Mazzini e via Imbriani, per cui quella famosa retromarcia fatta su via Mazzini dopo la raccolta di firme e dopo che l'assessore Marchegiani e il sindaco soprattutto si è reso conto che eliminare l'unica corsia preferenziale funzionante a Trieste per i mezzi pubblici era una sciocchezza enorme. Hanno ripreso questi famosi P-Day. Io ho presentato una mozione che è stata, guarda caso, bocciata dalla maggioranza per eliminare questa che è sostanzialmente una sperimentazione. Adesso avremo il periodo natalizio e siamo in attesa di capire come l'assessore Marchegiani vuole giocare con le chiusure. Il problema di questo gioco è che poi il cittadino resta assolutamente spaesato, ad esempio sul passaggio dei mezzi pubblici, per cui proprio un cittadino roianese qualche giorno fa si lamentava del fatto che la 5, se ci sono i P-Day, passa da una parte, se non ci sono passa dall'altra, ma non c'è la chiarezza di quando le strade sono chiuse e si è trovato in piena serata a dover perdere l'autobus perché si era posizionato senza indicazioni in una postazione sbagliata. Crea soltanto confusione, non ha creato assolutamente nessun guadagno né per i cittadini né tantomeno per i commercianti, insomma, uno dei tanti sbagli di questa amministrazione. Un'ultima domanda prima di concludere questa prima parte di Piazza Grande riguarda il rapporto con alcuni esponenti del centrodestra. Lei ha detto in buona sostanza che Bruno Marini potrebbe andare in pensione. Ovviamente non l'ha digerita molto bene. Avete avuto dei contatti successivamente? No, beh, ma insomma Bruno è un amico, la mia era una battuta, ma è una cosa sostanziale. Bruno Marini ha fatto un grandissimo servizio al partito e da ormai 17 anni in consiglio regionale. Io credo che ci sia necessità che lui finisca il suo mandato in consiglio regionale fino al 2018, se non ho perso i conti, e dopodiché, dopo 20 anni in consiglio regionale, può mettersi a disposizione dei volti nuovi. Ma non che Giorgi chiede o il partito chiede, che la cittadinanza e l'elettore chiede, perché vedete, si parla tanto di dare spazio ai giovani o di dare spazio a persone nuove, e poi a dare spazio deve essere semplicemente chi occupa da tanto tempo una sua particolare posizione. Credo che l'esperienza che ha maturato Bruno Marini in questi anni sia importantissimo per far crescere tanti giovani all'interno di Forza Italia, per cui nel 2020, tra virgolette, un ottimo pensionato, politica si può fare e si deve fare anche senza incarichi istituzionali, e io credo che Bruno Marini sarà una risorsa per far crescere il partito e far crescere i tanti giovani che sono al suo interno. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, rimanete con noi.